Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera, ovviamente dipende da che ora della giornata guarderete questo video. A tutti i fan di Fage Network, io sono Serena, benvenuti nella mia prima e spero non ultima recensione. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e mi raccomando, non siate troppo crudeli. Allora, sono oggi qui con voi a parlare del nuovo film di Ridley Scott. Non credo che il signor Scott abbia bisogno di presentazioni e quindi andiamo subito con la recensione del film, sperando di non fare troppo spoiler per quelli che ancora non hanno visto questo meraviglioso film. È stata, devo dire, per me personalmente una bellissima sorpresa. Non mi aspettavo che fosse così bello e che comunque mi coinvolgesse così tanto. La storia è abbastanza pesante, nel senso che parla di l'era è quella del Medioevo. Medioevo spietatissimo, soprattutto come visto dagli occhi dell'uomo. Uomo intendo come sesso maschile, diciamo. E quindi il fatto che l'uomo fosse sempre stato quello che comanda, oddio, non che nel 2021, sinceramente parlando, le cose sono cambiate molto, però forse qualche passetto avanti rispetto al Medioevo si è fatto. Quindi parliamo di questo Medioevo spietato, dove le donne non venivano considerate tantissimo, tranne che, sì, siamo sinceri, per fare figli e procreare. Abbiamo ben tre protagonisti principali, che sono Matt Damon nei panni di, scusate, lo devo leggere sul mio computer perché io con i nomi non sono molto brava e in più i nomi sono francesi, quindi io e il francese non siamo fatti l'uno per l'altro. Quindi se c'è qualcuno all'ascolto che sa il francese o parla francese, mi dica se pronuncio bene. Allora, Matt Damon nei panni del cavaliere Jean de Carrouges, probabilmente. Anche Matt Damon non ha bisogno di presentazioni, credo che tutti sappiano chi è. Poi abbiamo Jodie Comer, o Comer, sinceramente non lo so, mi devo informare. Attrice britannica e per i fan delle serie TV, per gli amanti delle serie TV, l'abbiamo vista in Kill Eve e ultimamente nel film Free Guy con Ryan Reynolds. E a proposito, se guardate il film, guardatelo veramente fino alla fine e ci sono alcune citazioni Marvel che vi piaceranno. Marvel, ecco qui, come potete vedere. E poi il terzo protagonista è lo scudiero Jax Le Gris, si pronuncia così, interpretato da Adam Driver. Personalmente, Adam Driver, lasciando da parte il film, è uno degli attori più promettenti forse degli ultimi 4-5 anni. Quindi lo amo. Abbiamo praticamente questi tre protagonisti e al lato abbiamo uno splendido Ben Affleck. Film ambientato in Francia, dove il cavaliere, mi scordo sempre il nome, Jean de Carrouges, sfida a duello in nome di Dio, Jax de Legris, interpretato da Adam Driver, come abbiamo detto prima, suo scudiero e amico fino a quel punto. Quando scopre che l'amico ha stuprato la moglie. Adesso, la storia sembra anche una storia del 2021. Perché? Perché come allora, come nel 2021, quando capì quelle rare volte che capitava che la donna, diciamo, denunciasse il fatto dello stupro, comunque non veniva creduta. Il marito decide comunque di denunciare il fatto e di sfidare a duello l'amico, perché secondo lui, se la moglie avesse detto la verità, Dio comunque avrebbe protetto sia lui che alla moglie. La cosa interessante del film è stato che il film è stato girato, cioè è lo stesso film,
Però girato con tre linee narrative diverse, nel senso abbiamo la prospettiva della moglie, quindi la donna che purtroppo è stata stuprata, quindi la vittima, il marito della vittima e l'amico nonché stupratore della vittima. Adesso, perché questo è molto interessante? Perché le prospettive umane ovviamente sono sempre diverse. Essendo diverse, questo film ci fa capire come per te può sembrare una cosa, può sembrare detto o fatto in un certo modo, e per un'altra persona invece totalmente diverso. Io solo per questo, comunque, consiglio vivamente di andarlo a vedere, assolutamente. Personalmente credo che film a parte, quindi storia a parte, regia a parte, tutti e tre i protagonisti, quindi Jodie, Adam e Matt, e anche Ben Affleck, sinceramente, debbano avere almeno una candidatura all'Oscar. Poi, io tifo per Adam Driver, però non lo diciamo a nessuno. Quindi staremo a vedere quando a gennaio o febbraio, no, penso a gennaio dovrebbero uscire le candidature degli Oscar, che quest'anno andranno in onda a marzo, verso la metà di marzo più o meno. E mi raccomando, seguiteci come sempre con i nostri Valerio e Valerio, e sicuramente con qualche ospite. Faremo la diretta, quindi staremo svegli tutta la notte. Il film è stato bello anche perché è stato girato in Irlanda, quindi posti meravigliosi. Il castello dove è stato girato è fantastico, e ragazzi, ci voglio andare. Se qualcuno ovviamente sa di che castello si tratti, mi faccia sapere, perché prendo il primo aereo e parto. Regia stupenda, ovviamente, ma da Mr. Scott non potevamo che, diciamo, aspettarci di peggio. Fotografia stupenda, e infatti spero che vinca l'Oscar anche sulla fotografia, cioè non so quante, ovviamente, quante candidature avrà, però spero vinca l'Oscar per la fotografia. Andatelo a vedere, fatemi sapere cosa ne pensate e commentatelo qui sotto. Ciao ragazzi, a presto!